Partita tra Power Rangers e Dinamo, il punteggio è momentaneamente di 4-2 a favore della Dinamo con la classica casacca bianca, strisce diagonali rosse e gialle. Il punteggio vede la Dinamo condurre, un'ottima prova, nonostante adesso i Power Rangers si stanno facendo vedere in avanti. Poco fa infatti c'è stata anche una clamorosa traversa colpito dall'attaccante del Power Ranger, a dimostrazione di questa pressione che stanno effettuando i ragazzi in maglia rossa. Paoli, autore di buoni interventi che non sono però serviti a tenere a galla i ragazzi dei Power Ranger, effettua questo rilancio fallo ai danni del numero 11, può effettuare la punizione. Attenzione la palla che viene messa, Maurillo va a far rispettare la distanza, riposiziona bene il pallone, infatti attenzione alla punizione che va a battere il numero 11 detto Toschi. Marillo lascia tenere in posizione alla barriera il portiere, il tiro col Simmancino, la palla che viene però deviata, allora ci sarà la rimessa, palla che viene messa in mezzo, il portiere blocca con sicurezza, può effettuare il lungo rilancio, il pallone sembra perdersi, prova un miracolo il numero 10, autore di una grandissima prova in nazionale, Fasano Enrico. Non riesce però a prendere il pallone, attenzione ancora a Toschi, non riesce ad andare, prova allora il Power Rangers con calma sulla corsia di destra, non è fallo questo, come riprendono anche le nostre telecamere, fa bene Maurillo a non fischiare, il pallone che viene messo fuori, la rimessa laterale, attenzione, passaggio però sbagliato, viene tenuto in campo, la bella giocata del numero 9, prova il sinistro, il palo, il clamoroso palo. Fortunati davvero i Power Rangers, adesso un palo, sono in sofferenza i ragazzi della Dinamo che si stanno solo difendendo, attenzione a questo pallone che schizza pericoloso, Paoli, grande intervento difensivo da parte di Porzio che sta davvero facendo il pazzo in fase difensiva. Seguiamo queste ultime battute di gioco, il pallone viene messo in mezzo, la palla però va, deve essere ribattuta visto che Mario lo deve fischiare, allora seguiamo quest'ultima azione. Provano i ragazzi del Power Ranger, questo pallone è gettato in avanti, blocca con calma il portierone della Dinamo, il lungo rilancio, cicca il pallone Porzio, la palla però termina fuori, ultimo assalto, vediamo la Dinamo in avanti, questa battuta lunga, a volo, cicca il pallone Porzio, la ridà in mezzo, ancora Porzio il tiro, la palla che si impenna, termina fuori e interrompiamo qui il nostro collega.